Allora, il Festival Son del New Media Art sarà in giugno, ma avrà delle anticipazioni a cominciare proprio da domani sera con le proiezioni qua all'interno del cortile d'onore di Palazzo d'Accursio. È un festival che si occupa di new media, ovvero di tutto ciò che è collegato alle nuove tecnologie, alle nuove forme espressive dell'arte contemporanea, quindi senza distinzioni tra video, musica, digital art, electronic sound, tutto ciò che praticamente corrisponde oggi alle nuove forme appunto dell'espressività. In sintesi, che dire, saranno varie location sparse per la città, in primis tutta la zona della polo culturale della manifattura Tabacchi, ovvero Mambo, Cineteca, Auditorium di MS dell'Università, e più altri spazi sempre dell'Università, e due piazze bolognesi che saranno coinvolte con degli eventi live. Di più per adesso non ti posso dire, comunque abbiamo un programma di massa. Chi è patrocinato e prodotto? I promotori siamo il Dipartimento delle Arti Visive, quindi io che sono una dei... Nasce dall'Università. E con la collaborazione dell'associazione BoArt, Archivio Storico della Videoarte, e abbiamo vari partner, quindi collaborazioni con il Comune di Bologna, ovviamente Cineteca, Mambo in primis, oltre che con altre istituzioni locali, private, pubbliche, insomma, che partecipano. Ci saranno cose anche all'aperto, certo, certamente anche, sarà mostre normali, certo. Mostre all'interno degli spazi espositivi? No, saranno molti eventi anche live all'aperto, quindi verranno installate varie postazioni con schermi, palchi, ci saranno dei grossi eventi, tra cui appunto il main event, Draft, Performing Video Art and Music, con due gruppi molto noti, uno rock che sono i Verdena, gli altri sono gli Aucan, introdotti da un giovane gruppo bolognese che sonorizzeranno improvvisando, facendo musica e sonorità, improvvisazioni su 11 video creati appositamente da altrettanti artisti italiani molto noti, tra cui Andrea Doimi, Yuri Ancarani, Giovanna Ricotta, Salsa Guatta, Anita Calà, eccetera eccetera, Diego Zuelli e tanti altri, appunto, che stanno già lavorando da mesi a realizzare i video in stretto contatto. L'appuntamento? Allora, l'appuntamento è in giugno, il festival si svolge dal 19 al 22 giugno.